Parliamo ancora di storia con questi 100 anni dell'Alfa Romeo e con immagini storiche della casa automobilistica milanese. Vediamo. L'anno di nascita dell'Alfa Romeo è datato Milano 24 giugno 1910. In quell'anno, infatti, alcuni imprenditori e uomini d'affare rilevarono l'attività della Società Italiana Automobili d'Arrac, filiale della casa francese con officine al Portello, nella periferia cittadina, e fondano l'Alfa, anonima lombarda fabbrica automobili. L'emblema della nuova società sottolinea il legame con la città di Milano, la croce rossa dello stendardo comunale e il biscione visconteo. E la prima vettura a fregiarsene è la 24 HP, un modello che si fa subito apprezzare per la meccanica, le prestazioni e il piacere di guida, caratteristiche che diventeranno sinonimo del marchio. Lo scoppio della Grande Guerra e le limitate risorse finanziarie mettono in difficoltà l'azienda che il 2 dicembre 1915 viene rilevata dall'ingegnere e imprenditore napoletano Nicola Romeo, che trasforma la denominazione in Alfa Romeo. Lo stabilimento del Portello, dove lavorano 2.500 persone, viene ampliato per adeguarsi alle commesse militari e produrre motocompressori, munizioni, motori per aeroplani e, dal 17, anche mezzi ferroviari. Al termine del periodo bellico, l'azienda ritorna a produrre automobili. L'Alfa Romeo compie così un primo decisivo salto di qualità, dapprima vincendo la Targa Florio del 1923, il primo dei 10 successi del marchio con la RLTF, che segna anche l'esordio del quadrifoglio, quale emblema delle Alfa da corsa. Poi, nel 1925, con la P2 Gran Premio, si aggiudica il primo campionato del mondo automobilistico della storia, il primo dei cinque allori del Biscione.